Benvenuti al Parco del Tinazzo. Per chi non lo conoscesse, è un parco naturalistico di 17.000 metri quadri. Si trova a Soncino, in provincia di Cremona, a circa 1,5 km dal paese. È facilmente raggiungibile attraverso la tangenziale che collega Crema a Brescia e si può arrivarci anche in bici, piuttosto che facendo una passeggiata, visitando per primo il borgo di Soncino con le sue meraviglie, fino ad arrivare qui da noi per un momento rilassante. Oltre che il parco, abbiamo anche la chiesa di Santa Maria della Neve, che vale la pena visitare e osservare da vicino. E poi per tutto il resto vi accompagno in questo percorso dove vi spiego un pochino quelli che sono i nostri servizi. Questo è l'inizio del sentiero. È un percorso che gira tutto intorno al parco, dove si possono fare delle riprese, delle foto, riposarsi sulle panchine, far passeggiare i propri cagnolini, perché comunque l'ingresso al Tinazzo è consentito anche ai nostri amici animali, ovviamente tenuti al guinzaglio, e vi aspettiamo per fare due passi insieme a noi. Quindi alle mie spalle trovate la zona tavolini all'aperto, dove potrete comunque gustarvi un aperitivo, una merenda, bere un caffè, con il servizio del chiosco, quindi potrete ordinare al chiosco e portarlo direttamente all'aperto. I bambini possono giocare, possono stare tranquilli nel prato e voi controllarli rilassandovi in mezzo agli alberi e comunque alla natura. Guardate un po' dove sono, altro che altalene, queste sono delle amache che i bambini usano tantissimo come delle altalene. E che cosa ho in mano? Guardate un po', un happy birthday, perché oggi abbiamo in programma due festine di compleanno, quindi cosa c'è di meglio che festeggiare i propri bambini in uno spazio come questo? Vi aspettiamo! Invece è il nostro gazebo di appoggio, noi diciamo così, rispetto al tendone centrale dove comunque ci sono più tavoli, questo è un pochino più piccolino, più riservato e normalmente lo utilizziamo per delle piccole feste private o delle cene private, quindi per chi vuole comunque stare all'aperto, a contatto con la natura, ma non ha necessità di spazi troppo ampi, questo piccolo gazebo è quello che utilizziamo e che ci permette di dare un pochino di privacy alle vostre feste, ai vostri eventi o alle vostre cene. Dove mi trovo adesso? Mi trovo nella sabbiera dei bambini. Non abbiamo volutamente messo dei giochi stile parco giochi, ma abbiamo deciso di ricreare un ambiente che stimoli il gioco creativo dei bambini in modo naturale, in modo spontaneo e soprattutto non organizzato. Quelli che vedete sono dei giochi che comunque adatti ai più piccolini, adatti magari anche a quelli un pochino più grandi, ma che devono e che richiedono un utilizzo all'interno della natura, semplice, spensierato e non costruito, ma volutamente scelta fatta da mamma e da gestore di un parco che è naturalistico e deve prevalere questo aspetto. Chiosco, il posto dove possiamo mangiare al caldo, coperti, perché comunque è una tensostruttura anche riscaldata, e qui presentiamo quello che è il piatto forte e principale del Tinazzo, che è la bruschetta al metro. Chi ha già avuto modo di assaggiarla sicuramente avrà capito che è un piatto diverso dal solito, non è la classica bruschetta, ma è una bruschetta servita su dei taglieri che vengono appoggiati su questi cavalletti e quindi è in varie misure, da 50 cm, da 1 metro, da 2 metri, fa molto convivialità perché comunque permette alle persone di stare insieme in compagnia, si presta sia come un aperitivo ma soprattutto anche come un pranzo, come una cena. Noi dobbiamo ringraziare per questa grandissima idea un nostro caro amico che è Paolo e Tania della bruschetteria Le Castagnare di Altissimo, è un paese nei dintorni di Verona. Abbiamo avuto da loro questa idea e sono stati fondamentali perché grazie ai loro consigli, al loro supporto, siamo stati parecchie volte da loro anche a cena e abbiamo spiato, diciamo così, quelli che sono i segreti del mestiere e siamo riusciti ad avere un prodotto del quale siamo veramente molto soddisfatti e che ci auguriamo tutti possiate provare e gradire quanto lo gradiamo noi.
vi aspettiamo sicuramente a gustarlo e non esitate a chiamarci per qualsiasi tipo di informazione. Questo invece, lo conoscete tutti, è il castelletto del Tinazzo. Non è un posto da sottovalutare, nel senso che come potete vedere è arredato, quindi abbiamo messo un tavolo, alcune sedie, ma non a caso, perché pensiamo che possa essere il posto ideale per gli eventi veramente importanti. Una proposta di matrimonio, una cena intima a due, diciamo che è il posto perfetto, illuminato, appartato, discreto, dove trascorrere un momento davvero, davvero, davvero speciale. Per concludere, io vi ringrazio e spero innanzitutto di vedervi presto al Tinazzo se non siete ancora passati a trovarci. Vi ricordo che noi siamo aperti il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 23, il sabato e la domenica dalle 10 alle 23. È sempre meglio prenotare in modo da garantirvi un servizio che sia efficiente, veloce e soprattutto riservarvi un tavolo per le vostre esigenze. Se siete in compagnia, ancora meglio, è consigliato farmi un colpo di telefono. Ci trovate sui social, quindi state aggiornati su tutte quelle che saranno le nostre proposte, perché di eventi da qui all'estate ce ne sono davvero davvero tanti. Quindi non perdetevi i nostri appuntamenti. Instagram, Facebook e il numero di cellulare che trovate insomma sui social, 331-2969-844. E mi raccomando, ci vediamo al Tinazzo!